rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 sei una cazzo di rana. 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 Aiutatemi. Rana. 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 Sei una cazzo di rana! E benvenuti in questa nuova trasmissione. Oggi stiamo con il Blue Yeti, lo vogliamo testare. Col microfono Yeti. Nuovo. Con il microfono. Grazie Andrea. Comprato da Anna, che è per lei, no, non è mio. Comprato su Amazon. Comprato su Amazon. Ah, e noi lo vogliamo testare pure per vedere un attimo come si sente. Lo vogliamo prendere a testate? Io invece, regà, ho comprato pure un secondo microfono. Oh, intanto. Hai fatto i capelli? Ho errato.
il rip. Allora, io me li volevo. Ah, vi facciamo vedere. C'è pure un altro microfono top. Un altro microfono, così ne abbiamo due. Poi ci sono. Ah, dico, uno lo usi, no? Dico una volta dei capelli, così non lo chiedete più per tutta la live. Che già vedo questo andazzo. Allora, io volevo accorciarmi ai lati i capelli. Grazie. Ho preso il rasoio elettrico, l'ho messo a 9 mm e li ho accorciati. Poi era finito così, erano normali. Poi Anna Jet mi ha detto: ah, però qua vorrei un attimo sistemare. Riprendo il rasoio, solo che mi ho dimenticato di aver tolto la mascherina. Mi faccio un buco qua. E quindi dico: ah, vaffanculo, mi sono bucato qua, non posso stare col buco. E ho fatto tutto a uno, praticamente. Tutto a uno. C'è anche un video di testimonianza. Sì, si può uscire. Non lo sapevi questa cosa. E mo uscirà pure un vlog. Ma non è finita qui, perché mo ritorno a casa e me li faccio tutti. Sì, no, non lo so, c'è il doppio taglio, un po' più lunghi sopra rispetto a qua. Dai capelli ricci. Sei passato che fino a 2 settimane fa ti volevi far crescere i capelli. Appelato, eh. Questa è la mia vita. Sta alla fine del tuo vecchio idolo Zeb 89. Sì, ragazzi, io già vedo un po' di persone, no, che supportano Zeb, abbonate, è buon per voi, noi vogliamo prendere esempio dal vostro messia, quindi se oggi ci volete insultare dovete pagare. Paga. Modalità subscribers. Come ecco, chiudete le gabbie. Fate. Ci volete insultare, paga, come diceva. Pagate, sganciate e ci vaffanculo. Solo se siete sub. Dovete fare il sub per insultarci e per interagire oggi. Perché siamo dei despoti. No, vogliamo prendere esempio da chi ha più esperienza di noi, no? Prendiamo esempio. Da chi? Sì, da chi ha più esperienza. Infatti lui è un comunque un... Fascista! 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 E omofobo! E razzista! Evasore fiscale a Malta! Io volevo dire un veterano, però che sì, vabbè, attento che qua volano querelle come nulla fosse. Bravo Dr. Naz. Ma da Malta che fa una denuncia interplanetaria? Fascista! Fascista! Che fai una querela, come cazzo si dice, intercontinentale? Coglione! Pelato! Cosa fai? Tu sei andato lì, ora ti possiamo insultare quanto vogliamo. No, vabbè, io la legge so. Secondo tu dubbi. Ma è vero. E si funziona proprio così. Certo. Tu hai scivolato all'Italia, sì, ti posso infamare. Dovrebbe fare una querela in un'altra nazione. È una cosa, un procedimento assurdo. Ma torna a Roma, torna in Italia quando gli pare. Ma Malta è in Europa? Fa parte della comunità europea, credo. Europa, vabbè, comunque, cioè io non è che mi posso denunciare uno in Francia. Cioè, ma sai che procedimento è? Ma no, veramente, è un procedimento assurdo. Ci sono altre leggi. Io no. Non ti credo sulla parola, ma non lo so. Vabbè, ma che è successo? Grazie a tutti per il sub. E che è successo? Noi stavamo a giocare a Minecraft ieri. E vedo uno spam in chat. Zeb vi sta dissando. Siamo andati a vedere. Era quella clip che penso hai visto pure tu, no? Quella che ci hanno mandato su Instagram. Io ho detto: se è vero, mandatemelo su Instagram. Io sto a fare un'altra live. E ci abbiamo speso solo due parole in croce, perché a me francamente di interrompere una live per rispondere a un altro... No, piuttosto ne facciamo una e lucriamo per bene. Esatto. Sì, così improvvisata non va bene. No, vabbè, a parte che non è che ci siamo preparati niente, sennò poi sembra che voi siete preparati il discorso e l'avete fatto il giorno dopo. Ma quando mai? Ma che cervello conoscete? Io ho visto solo, vabbè, grazie perché... a Decada che dice top anniversario, sempre più felice del sub, perché se voi fate il sub sarete più felici nella vostra vita. È provato scientificamente. Esatto. Fattuale. Perché noi saremo più felici. Fonte 8. Allora, io già ho qua davanti la parte dove Zeb parla di noi, quindi se vediamola... Ce la vediamo... Allora... Anzi, proprio più svelto, sti magheo, che guardi come i vecchietti... Tempi radiofonici! Anzi, non vedo! Tempi radiofonici! Sto pure male, sto... Faccio una domanda. Come cazzo, come fossero i giocatori senza te? Come fosse? Aspetta, però non so se col microfono questo si sente doppio l'audio, però. Sentiamo che dico. Povero Joker, ma lasciatelo stare. Ma cos'è? Ma poverino, ha sbagliato. Ma gli fate un mazzo così, ma io sono sicuro che voi avete sbagliato 200 cose in più. Questa cosa col meme, intanto volevo dire quello. Seconda cosa fondamentale.
Secondo me sta molto meglio pelato con sta barba. Ti credo, sì, c'ha fatto un riportino da qua a qua, c'ha un riportino da orecchia a orecchia, grazie quando, al cazzo. Anche da prima quando c'aveva la lunghia all'inizio, così sta bene secondo me. Top virilità, poi c'è una bella barba. Io penso che una persona quando vede che gli cascano i capelli, se deve, c'è un conto che poi cioè, lui stava a un livello mai visto. No, ma sì. Mi piace pure con sta barba, molto, molto virile. Mo prendiamo come esempio, non vabbè, faccio il nome. Tovescova. Ma lui è omofobo, quindi non vorrebbe. In realtà lo vuole, ma non lo vuole ammettere. Vabbè, sì, effettivamente se è omofobo vuol dire che è presso. Allora sì, io non sono gay, ma lo farei per il suo bene. Beh, per far uscire la sua parte un vera. Un porno su Pornhub con Zeb 89. Faccio milioni. Un milione, ma easy. Un milione monetizzato su Pornhub te complicato. Davvero, ci paghi 8 affitti. Sodomizzo Zeb 89. Mamma sentiamo che dice. Secondo me Zeb un po' gay sotto sotto lo è. Un po' gay. Beh, un po' omosessuale. Un omofobo è un gay represso, leggi Freud. Sì. Zeb, accetta la tua sessualità, bisogna essere liberi, liberi sessualmente. Che no, vabbè, frontman, vedi, frontman. You are gay. Dai, sono curioso. Nella vita rispetto a Joker, mi riferisco a queste persone che lo percunano. C'è Joker, intanto, anche se il canale non va come una volta, intanto ha guadagnato più di voi, quindi vale almeno 10 volte quanto la gente che lo sta per fare. Capito come top logica, capito? Ha guadagnato nel periodo d'oro di YouTube, quindi dove bastava zoccole, scorreggiare. Quindi le zoccole che stanno per strada valgono più, che ne so, come di un chirurgo che salva la vita alle persone. Buonasera ragazzi, a quando una bella live con il maestro Osvaldo Panicci? È morto. Se vuoi te vado a piazza Salma, lo riesumo come fecero con Mike Buongiorno, prendo la Salma, lo metto a proposito qua. Di ospite, è morto. Domani ore 21 reaction al nuovo disco di Salmo con i The Suckers e un Futurio. Giovedì Marco Ripà. Marco Ripà più un ospite che non diremo adesso, ma un ospite gargantuesco che verrà a breve nella Cerbero House. Sia con una marea di iscritti, sì, sia con è il numero uno di YouTube, non sia con dire però una cosa. Joker, come pazzesco. Tutti gli altri della sua epoca, incluso Zeb, sono stati dei miracolati che hanno trovato veramente il successo in YouTube quando era una gallina dalle uova d'oro vera. Però aspetta, io non voglio moflammare le persone a priori, eh. Non paragoniamo a livello del lavorativo. Non è c'è un abisso tra Zeb e Joker, eh. Sto dicendo che YouTube in quel periodo era una gallina dalle uova d'oro, fattuale, mica è un flame. Guarda, io l'ho sempre detto e non è che mi tiro indietro dalla realtà. Io ho sempre seguito Zeb come intrattenitore, però come persona non sono mai stato una volta d'accordo con lui. Ogni volta che esce fuori dai giochi e fa o un ragionamento o si esprime su qualcosa che possa essere una sua idea, che sia politica o su qualcosa, spara cagate. Cioè una persona che ha delle idee o che sono opposte alle mie, quindi per questo lo vedo come uno che spara una marea di cazzate, però come intrattenitore... Ma scusa, ma non spara giudizi sul mondo ogni 2x3? Sì. E allora? Io ho detto prima, omofobo, razzista. Che poi dice, no, uno può anche esserlo, ma non sparare giudizi ogni 2x3, capito? Scusate, intendevo Machete, il mixtape. Non playlist. Uno può essere anche omofobo, ma se ti piace come artista e tiene la sua omofobia per sé, magari tu non lo saprai mai che una persona è omofoba. Però lui ogni 2x3 sta dicendo delle stronzate. Tipo di André che era un maschilista. De André dice tutti una persona di merda, ma invece sai qual è il fatto, Simone? Sai qual è il fatto? Quando stava su YouTube lui flammava, perché dai, se le cose che ha fatto all'epoca, minchia, col capo bastone, ha preso De Mira pure molte volte, persone con pochi iscritti, come ho fatto vedere io nel video che ho fatto io su Zeb, no? Che lui voleva denunciare quella pagina perché gli ha fatto un meme, magari si è redento nel corso perché magari è redento, ha visto che su Twitch il flame non gli va bene, lui ha smesso di flammare, di parlare di altri da quando si è spostato su Twitch solo per perché motivi che sono inerenti al suo lavoro. Perché non ne ha più bisogno. E non è una critica questa, anzi, se può dire, se questo gli giova secondo il suo lavoro, ha fatto bene. Se andiamo a vedere, no? O so sbaglio? Sì, sicuramente. Allora, io non però non facciamo gli ipocriti. Che io poi non ne conosco di il personaggio Zeb, non l'ho mai seguito e non seguivo neppure YouTube. Però da quello che mi dite voi. Sicuramente prima faceva gioco, gli faceva gioco di stare su YouTube. Adesso che comunque c'ha un pubblico enorme, farà una barca dei soldi, non gli conviene, quindi preferisce trincerarsi dietro questa stronzata degli altri spargono odio, io no, quando
giustamente avete detto voi, è il primo ad averlo fatto. Si può cambiare idea, per carità, si può cambiare approccio, però probabilmente l'ha fatto per un conto, il che è anche comprensibile. Ma sai qual è il fatto? Mo, lasciando perdere tu... Tornaconto sicuro, ma pure per come lui di carattere. Lui è uno mo, che c'ha l'indole del flame nel sangue, perché c'ha sempre da ridì su tutto, tutto quanto. Vabbè, un po' pure come so io, quindi per carità di Dio, ma non facciamo gli ipocriti. Io l'ho sentito pure altre volte quando manda frecciatine a me Simone, no? Poi solo per i video che uno ha fatto, perché alla fine non è che dicevo... Che gli ha fatto a Zeb? Io... Per dire, che gli abbiamo fatto a Zeb? Io ho fatto la Fancy Slav, basta. Capito, no? E il fatto è che è di un'ipocrisia abissale. Dar contro delle persone che fanno flame, quando lui l'ha sempre fatto nel corso della sua carriera YouTube, che poi smette per convenienza. E questa qua è una cosa che a me dà un fastidio della madonna. Ma tanto sicuramente lo vedi. Andiamo, non abbiamo iniziato neanche. Guarda un attimo bene quello scheletro dietro. È identico a lui quando c'aveva i capelli solo di lato, guarda. Uguale. Vai. Percunato. Incluso certi elementi che campano di rottura di cazzo nei confronti degli altri. Che a mio avviso persone che perdono tempo in certe cose dimostrano di avere un certo livello di assenza di talento in altri settori. Perché se tu hai un talento in qualcosa... guadagni, campi, vivi con quello. In mancanza di ciò, critichi. O comunque perculi, o comunque fai un talk show di merda intorno al superfluo, all'inutile. Ma fatela, fanculo, per cortesia! Che ragionamento! Sembra rana che vabbè, non sei altro! Vabbè, a parte una rana idiota, sembrano quei bambini che fanno e critichi gli altri, fai i soldi, ma minchia, ma se io ti facessi lo stesso ragionamento a te che giochi coi videogiochi, ma non te lo faccio perché è un ragionamento ipocrita e da cretino. Ma poi lui cioè noi appunto, campiamo con lui questi video, tu campi cosa. Giocando ai giochi, allora pure tu hai un'assenza di talento. Ma più che altro sta criticando. Ma lui sta sempre parlando male di qualcosa, cioè poi è un ipocrita. Esatto. È un burro del cazzo. È bellissimo che è un ossimoro vivente questa affermazione. Cioè lui ha detto, anzi è un ossimoro questa affermazione basta. Lui sta dicendo, questa gente che critica e rompe il cazzo mentre critica. Noi analizziamo il mondo! Tu non fai un cazzo! Tu giochi lo stesso gioco da 3 anni! Gioco di merda tra l'altro! Okay, Dead by Daylight. Bellissimo. È una merda. No, è bellissimo quel gioco. Oh bello. Comunque qua ci starebbe un... ipocrisia! Cioè... noi parliamo male di altri, come dice lui flamma i giochi per dire, no? Gioca alla play, gioca al computer e ci dice a noi che noi facciamo questo per assenza di talento. Tu giochi ai giochi, allora va là, pure io potrei fare questo ragionamento a te. C'hai un'assenza di talento, che non sai fare altro, giochi con i videogiochi e questo qua è il tuo lavoro. Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Ma non te lo direi mai, perché... chi non sa insegnare critica. Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Jack la pure. E chi non sa fa un cazzo gioca a Dead by Daylight. Però cioè, no, mo ti metto di se sbaglio. Cazzo di ragionamento è? Uno che fa i video, che faceva i video su YouTube, che fa live su Twitch, che ci dice a noi che fa questa cosa. Ma lui è diventato famoso con giochi di merda. Criticava i giochi, li massacrava e andava bene così. Ma non me posci, non se ne posci così. È discorsi. Un ipocrita, infatti. Ipocrita! È un ipocrita della Madonna. Ma il tasto del flame di Gianluca è acceso? Sì, abbastanza. Vorremmo dargli una spessa. Sennò papà sono il torto. Devo stare al 50%. No! No! Devo restare sul 50%. No, sennò passo nel torto se insulto. No, ci abbiamo ragione, secondo me. Oh. Catroia, io non ho mai sentito un'ipocrisia. Cioè, finora che ha detto? Che quello ha fatto più soldi di noi, quindi conta di più? e che facciamo un talk show di merda e facciamo dei video su altri perché non abbiamo altre qualità per fare altro nella vita. No, infatti. Cioè, ma che cazzo c'è da dire? Che figura hai fatto una figura di merda! Figura di merda! Il Cerbero Podcast infatti... è il miglior talk show della galassia. Galactus. Infatti, si inginocchierebbe a me! Noi. Insultare è sbagliato. A noi! Insultare è sbagliato, infatti. Ecco. Vai. No, volevo invece dare la... Vai, vai,
Hai capito? Pelato di merda, contadino arricchito che non sei altro. C'hai la mentalità di mio nonno, del nonno di mio nonno che stava a zappare la terra. Almeno lui le cose, i discorsi di merda se li faceva tra lui e lui mentre zappava. Te li fai mentre zappi i soldi dei sub che, ai quali lecchi pure il culo. Pelato, pelato. Pomodoro pelato che non sei altro. A parte che te tra qualche ora c'hai meno capelli di lui, insomma, vabbè, è rilevante questo. Vabbè, insultare, però diciamo che a te devi credere. Diciamo che insultare sul fisico. No, infatti io non. Io non mi dissocio. È una cosa che a me non piace. Ma neanche a me. Ma no, ma io non insulto. Ma neanche a me, però. Ovvio sbagliato, che sia un paio di merda. Beh, ma non è un insulto, è come dire. Cioè, scherzo, è come dire treccine. Cioè, dire hai le treccine, è fattuale, è pelato. come dico, treccine, non è un insulto, Sto dicendo un'ovvietà. Diciamo che è una descrizione. Diciamo che è una descrizione posta in maniera vigorosa. Sì, diciamo una descrizione a volume un po' alto. Ma non... Ma senta, cioè, ha detto due cose finora. Ma noi vogliamo ripetere. Noi siamo così bravi che riusciamo a prendere 3 secondi e parlare 20 minuti. Sono arrivati 500 spettatori in 3 secondi. Perché sicuramente avrà detto 3 parole. Ci stanno i bambini. Non posso commentare. Pagate. Ci pagate 5 per commentare, euro. Pagate. Ci insultate e neanche verrete bannati. Pensate un po', perché siete dei pezzi di merda e non voglio inferire. Allora, dicevi 3 parole. Zeb vi sta dissando in live. Perfetto. Andiamo a vedere. A sto punto andiamo in live. Vediamo che sta dicendo questo contadino. Dammi 3 parole, Zeb, sei un ora farla lunga per certe cose. Che reaction? Accade quando mancano gli argomenti, sai com'è. Manca. Io me la rido. Lui se la rido, ma sta rosicchiando. Sta rosicchiando. Paura non ne ha. Come cazzo è fatta entrare questo? Oddio, ma la giura la chat, se. Piacerebbe fare i soldi che faccio io. Gli piacerebbe. Ma perché? No, che poi hanno fatto la stessa cosa che ho fatto io. Va bene Twitch, vanno su Twitch, seguono le mie orme. Le sue orme dopo di noi. Non è vero. Ma metteranno mai. No, noi siamo di noi, Twitch però perché mica perché Zeb ha postato YouTube va male. Abbiamo constatato noi che va male. Però per qualche motivo ha iniziato Zeb, merda come te. Abbiamo fatto con tutta. E dopo ci siamo arrivati noi altri dopo. No, l'unico che stava su Twitch prima di me, Matteo HS, Yotobi, Sabacchi. C'era gente prima di me su Twitch, non voglio dire ma questo. Ma chi faceva però, un podcast? Molti, idiota! Ma non è per i soldi, cioè noi spartiamo il tre. Cioè, non è per i soldi, cioè lui ogni cosa la fa per i soldi, ma non dà per scontato che lo fanno pure gli altri. Ma merito mio, ci mancherebbe altro. Nulla di positivo può mai essere merito mio. È impossibile, no? Impossibile. Ciao ragazzi, vi voglio un cazzo bene a tutti e tre, emoticon sorridente. Però sicuro. C'era un mementino, sì. Guarda, frega a me se spectator in live. Ma spectator, io non voglio insultare nessuno. Io non insulto nessuno. Non insultare nessuno. Io non insulto solo gli stream sniper al massimo. Quindi sono da insultare. Ma gli altri, io sono contro l'insulto gratuito a caso. L'insulto che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Tipo uno che viene a scrivere cose in chat che non deve. Cioè. Uno che tipo muori pezzo di merda a fine partite, ma se no a me che me frega, me campo lo stesso, non mi metto a... Vabbè, si guardano una partita su DBD. Sì, sì, guardiamo la partita su DBD. Ma non c'è pezzo minimamente. Ma non c'è pezzo minimamente a guardare una partita su DBD in questo momento. Via. No, vabbè, no, ma è un bel gioco DBD, eh. No, vabbè, allora quello che voglio guarda, dire se io. Guarda, se c'è una delle poche cose che lui sa fare nella vita è giocare. Beh, bravo fare... Zeb a giocare. Io me le vedo ste live. In chat gli scrivono: guardano come fare meglio i soldi. Vedo che le sue pecorelle seguono Capo Gregge. Vabbè, ma gliela fanno il pensiero loro. Ma sono dei bambini. Sì. Ma infatti, il che però è preoccupante se instilli nella mente di un bambino che l'unico valore è i soldi. Soldi. Mamma mia. Un po' come la Santa Anch'io. Io non voglio essere ipocrita. Io Zeb, spesso e volentieri io me le vedo nelle live sua. Pensa che mi ha pure bannato quando. Lo so, sai, mi ha bannato pure. Sì, secondo me lui è. Io non lo seguo, non l'ho mai seguito. Però mi sembra un bravo intrattenitore. No, lui è. È bravo Zeb. Sì, sai sì. Che, raga, io sapete che dico quello che penso, ma.
sarei pure un ipocrita. Cioè, un conto è la persona quando parla e quando si esprime, un conto è il lavoro che fa. È come stavamo a di prima, no? È come se tu dici, che ne so, Johnny Depp, è come se tu lo vai a giudicare per le cose che ha detto pure in un'altra live, no? Sì, sì. Ed è giustissimo. Certo. Come se lo vai a giudicare per le cose che fa in privato invece di guardare il suo lavoro, guardi la recitazione, puoi dire è stato bravo o no. Sì, sì. Raga, ma non vi pare che voi Rubino vi scambiate i personaggi del web vicendevolmente? No. No, noi comment. Famo cose... Vabbè. Visto che... Facciamo sta. Già che mo dicevi tra me e Simone. Vediamo questa clip di Zeb 89 che ci ha dissati e noi rispondiamo nel merito. Appunto, non riesci ad essere seguito per qualcos'altro, magari di leggermente più costruttivo, di più personale, no? Di più costruttivo, cioè non riesci a seguito per qualcos'altro di più costruttivo, sempre uno che fa i videogiochi. Ricordiamolo. Il Chamber Podcast mi sembra abbastanza costruttivo. Analizziamo l'universo, il mondo. Noi parliamo tutti i giorni di notizie, di attualità. Cioè, non è che stiamo sempre a parlare dello youtuberino, a parlare male di qualcuno. Non, mai visto non hai capito un caso, non hai visto nulla, ignorante. Ma poi sai capra. Che c'è un'altra live, che te l'avevo pure detto. Lui si baserà sui vostri canali che conosceva prima. Sì. Sai che disse lui pure in un'altra live, no? Non mi ricordo, c'eri pure te, così magari me correggi. Te l'avevo pure riportato. Che disse, ma alla fine chi è che è originale su YouTube Italia? Sono tutti delle copie di americani, copie di altrui. I pochi originali, guarda, io posso dire me e Yotobi. Ma buffo così. Sì, sì. Ma il Cerbero Podcast è originalissimo. Poi uno prende ispirazione da tutto. Nulla si crea, nulla si distrugge. Siamo stati i primi in Italia a portare un talk show del genere. Sciacquati la bocca! No, ma visto che dicevamo, no, un discorso... Come dice Simone, analizziamo il mondo. Facciamo un discorso sull'originalità. Allora, come dicevo prima, nulla si crea, nulla si distrugge, che è una legge base della termodinamica. Quindi tutti quanti sono derivativi da qualcos'altro, tutti prendiamo impulsi, degli stimoli e li rielaboriamo. Copiare è una cosa, il proprio podcast non è copia di nulla, dato che è, diciamo, una nostra interpretazione del mondo... Il Cerbero Podcast è, sono le nostre parole, il Cerbero Podcast, non è un format che è schiavo sono di qualcosa. Sono le nostre opinioni, la nostra, soprattutto vostra comicità, il nostro carisma, quindi non è replicabile. Poi che puoi dire, un po' si può ispirare a Tri, ma non è vero. Per esempio non ho mai visto, un po' può essere a Zanzara, un po' ma sono ma tante che cose. Il podcast presume che ci sia un microfono, che abbiamo copiato l'idea di avere un microfono davanti a noi. Sì, ma non te cazzo. Le nostre parole vengono estemporaneamente dal nostro cervello in questo momento. Io retro a qualcuno che ha appunto che ha gli stessi pensieri nostri. Questo è il format. Allora, sai questo qual è il fatto? Format. Sai qual è quello che fa perdere di credibilità a questa persona? Il suo giudizio si basa sul superfluo. Quindi, se gli stai antipatico, se gli stai simpatico, dal colore della pelle e dalla tua sessualità. Sei un ipocrita e sei una persona che non capisce un cazzo. In che senso della pelle? Minchia, hai visto Zeb sul video passati. Poi non si è più espresso perché hanno fatto un uso di culo così, va a vedere Zeb razzismo su YouTube e va a vedere. Quindi mi insulterà cioè, adesso. Per dire, io è una persona. Se tu gli stai antipatico, anche se sei, che ne so, un fenomeno in quello che fai, sei un pezzo di merda. Questo è Zeb 89. Ma io lo dico conoscendolo, come lo conosco io, lo può conoscere chi lo segue magari da anni. Questa è la sua idea. È un bigotto. È una persona che oltre i giochi non capisce un cazzo. Zeb non capisce un cazzo. E ci vieni a fare la morale a noi, che siamo le persone, penso, meno, come se può dire, cioè non ci siamo mai basati sulle piccolezze, cerchiamo sempre di guardare oltre le cose, Oltre il guado, bel film, ve lo consiglio. Ma che cazzo stai a dire, ma che c'entra il film, mo? Siamo in Zeb 89. Ma che cazzo Shoah! Grazie mille per i bits. Grazie mille per la Shoah. Ma è un personaggino così. Sei finito, Zeb. Sei un gameplayer fallito. No, sei finito, no? Vabbè, perché comunque il suo pubblico ce l'ha. Sto facendo il meme. Vorrei sapere del talentoso Zeb 89 in grado di portare top ospiti o parlare con proprietà di linguaggio, di musica, cinema, politica, etica non e filosofia. Come, come Mr. Flame. Mr. Flame, etica, perché filosofia. Perché Mr. Flame, sì, proprietà di linguaggio, di musica,
cinema, politica soprattutto, etica e filosofia. Infatti, vabbè, io più di voi in questo. No? Sì. Poi, poi anche voi comunque... Vabbè, siamo dei tuoi pupilli. Andate, ci difendiamo. Che cazzo ci volete dire? Tre cime, non di rapa e non di cazzo. Tre cime così... Boh. Uno come Zeb89 su YouTube America sarebbe blastato malissimo. Che ne pensi di questa affermazione, tu che segui YouTube America? Non lo so, c'è gente molto peggio, però purtroppo in Italia non esiste. Vabbè, Zeb di YouTube America sarebbe una caccola, irrilevante. Effetto. Considerando che io mi è venuto in mente Kimstar, se sapete chi è, sapete di cosa sto parlando. Io sì, lo so benissimo, lo seguo da anni. Io lo sai che non seguo altri YouTuber. Beh, Kingsman ad esempio, un altro film interessante, sia l'uno che il due. Kingsman. Gli uomini del re. Vabbè, ma poi è un pelato, infatti c'è, me credi, c'è, ma di che stiamo a parlare? E poi ha detto, ma poi un pelato, appunto, si è riacceso. Le argomentazioni, capito, distrutte in un secondo, Noi analizziamo il mondo, è un pelato, È un pelato, di che stiamo a parlare, io? Guarda quanti capelli c'ho, Zeb, i vorresti, hai voi tutti sti capelli? Vabbè, che boh, se ne andranno, ce l'avevo pure prima, pure qua ce l'avevo, non farti ingannare. Capelli... Sono andati via! Zeb c'aveva gli stessi capelli che c'avevi te, però al contrario. Lui mo ce l'ha qua, sono scesi nella barba. Vabbè, non ci fossilizziamo sui capelli. Vabbè, ma è solo per farlo triggerare. Il prossimo chi perde, quindi. È solo per farlo triggerare. Andiamo avanti, perché non è quello il problema. Non so se ha finito di sparacazzate, non so, sentiamo. Quindi detto questo, io certo trovo divertente il meme, perché io mi faccio una risata e come, allora, ma poi finisce lì. Non è che il giorno dopo ancora a rigurgitare la stessa cosa, a farci un altro video e due video e tre video, una live e due... Cioè che cazzo... Fatto un video immenso da anni, cioè per dire, ma pure su questo è ipocrita. Cioè scusami. Giusto, dillo un po' bene qua in... Lui porta da anni il meme di Menz che fa quel versetto così da anni, anni, anni. Adesso si fossilizza su un meme nato mesetto fa, dice che è vecchio, ritrito e ritrito. Ma poi un meme innovo. Sei un meme vivente. Più che altro sta dicendo falsità, perché cioè, tutte ste live che abbiamo fatto sul meme... Ma che cosa sta dicendo? Ho fatto un video io dove ho raggruppato le uniche volte che l'abbiamo detto in settimane. Ma poi è una battuta all'interno della trasmissione dei due con ospiti, una battuta, distrugge una puntata. Comunque si vede i miei video, bravo Zero. Ma è strano che non l'ha buttata sul bullismo. Ma è strano, dopo lo dirà. Ah sì? Dopo lo dirà, dirà no, Joker che lo insultava, ancora non ha capito pure lui. Continua a non capire che... Continua a non capire che è un meme... Ma poi il meme, tra l'altro, l'hanno creato i fan che vi seguono. Poi è una cosa innocua, che poi è diventata scissa da Joker, non c'entrava più nulla Joker. Cioè, lo ripostavano pagine Instagram, Facebook, e non sapevano manco che l'avessimo creato noi, figuriamoci Joker. Vai. E lo scherzo è bello quando dura poco, non quando diventa quasi bullismo. Cioè, io ci rido pure, ci rido una volta, ci rido due volte, 10, ma l'11esima e dico, ma cazzo, ma sei normale o no? Cioè, non mi dai un meme, decide lui, all'11esima basta, cioè decido io in quanto Zeb. Okay. Non mi rompere i coglioni, pensa al tuo, se sei così pronto a criticare, vediamo quello che sai fare tu. Un cazzo, nella maggior parte dei casi. Quanto guadagni all'anno? Un cazzo, là stai zitto. Basta! La vita non è denaro! Allora, tu sei povero dentro! Omino! Omino! Di sicuro non guadagno abbastanza da dovermi trasferire a Malta per non pagare le tasse. Questo sicuramente. Ma sai qual è? Quindi se la gente non donava tutti quei soldi a Zeb, lui sarebbe valuto? Ho capito. Non ho capito, aspetta. Se la gente non sarebbe donato tutti quei soldi a Zeb, okay, lui avrebbe avuto un valore minore. No, avesse avuto un valore minore, capito? Okay. Invece io, in quanto luminare, persona che ha studiato, persona che ha tre lauree, tra poco la terza, devo valere di meno perché a lui gli donano soldi. Tra quanti esami prendi la terza? Un paio, ma è come se l'avrei già presa.
Sì. Okay. Mr. Flame fa. Se a Mr. Flame mancano due esami, prende i due professori delle due materie diverse e li fa in contemporanea. Parla con uno e poi con un altro. Esatto. Due materie completamente diverse. Esatto. Perché non sono una donna e riesco a fare due cose. No, in realtà basta che presta la maschera a un'altra persona. Eppure quello è vero, sai che non ci ho pensato. Perché io col fatto che vado con la maschera, certo, perché logicamente non è che esco senza maschera. Questa cosa non l'ho mai pensata. Magari in due aule contemporaneamente. In realtà vedi adesso alle poste c'è uno con la maschera di Mr. Flame che sta là a lavorare e ti ho stipendi per lui. Ah, pensavo a fare una rapina e no. Tipo in Point Break, ad esempio, che utilizzano le maschere dei presidenti, altro grande film della Bigelow. Ad esempio, ci va a letto con qualcuno. Oggi l'unico modo per divertirmi in questa live è sparare film a cazzo, perché di sempre non mi frega nulla proprio. Vabbè, no, avanti. Sentiamo ogni 3 secondi sono 20 minuti. Zitto, non fa la figura del coglione, per piacere. Comunque, chiudo questa parentesi. Però non ho capito, aspetta. Tu peso e dico, ma cazzo, ma sei normale o no? Cioè, non mi rompere i coglioni. Pensa al tuo. Se sei così pronto a criticare, vediamo quello che sai fare tu. Adesso, un cazzo, velata, ma chi ti ha nominato per anni? Guarda, io... Sei tu che vorresti rompendo i coglioni a noi. Guarda, dal nulla. Ero 2 sarà l'annata. Vabbè. Ah, sì. Quanto guadagni all'anno? Un cazzo. Là stai zitto. Non fa la figura del coglione, per piacere. Comunque, chiudo questa parentesi. Io a me non interessa. Cioè, io non sono né amico di quello né di quella. Non me ne frega nulla. Io dico la mia. Io la penso così. Penso solo che chi rompe il cazzo e vive di queste cose, se non altro, dimostra di avere ben poco talento in altri settori. A mio avviso, ancora la cosa è molto lampante. Come se fare una cosa escluda il tuo poter avere talento in un'altra. Bigotto, contadino zappatore con i bue e l'asinello. Cazzo, sei un coglione. Sei proprio stupido. Cioè, stupido. È un ragionamento proprio stupido. Sì, cioè, io faccio una cosa, ergo non posso farne un'altra. Sì, capito? Sì. Proprio chiuso. Cioè, chiuso. Tipo Travaglio che critica le persone, non deve. Sì, ovvio, ma chiunque è un giornalista, un critico, qualsiasi cosa, no? Stavo a parlare, pure lui è deve perché sta criticando. Stavo a parlare di uno. Stavo a parlare di uno che ha ricevuto contro un video ironico meno d'effetti speciali ed è arrivato al punto di odiarsi e non volete stringere la mano. Era quasi pure un elogio per quanto era fatto bene. Mi sentirei onorato se qualcuno mi facesse un dissing così, che poi dissing per modo. Cioè, hai fatto dei video dove un po' piavi per culo, o smontavi, facevi la merda delle persone. Sì. Cioè, paradossalmente c'hai preso più merda te dai fan sua, che mi ricordo che ti arrivavano una marea. Che... Ma forse quello è uno dei tuoi video migliori. Certo, perché è stato 3 mesi di lavoro. Vabbè, ho capito che meglio fare video in una giornata. Guarda, il talento di Zeb, soprattutto per Zeb. Il talento di Zeb, ma che lui c'ha la quinta elementare. Ragazzi, lui, per esempio, c'ha la terza media. Lui c'ha la terza media. Io sarei un cretino se ti giudicassi per questo. Cosa che sicuramente lui farebbe. Non è un problema dei titoli, è un problema di intelligenza e di cultura manchevole. Lui potrebbe anche avere l'asilo, ma essersi costruito una sua cultura, cosa che non ha fatto. Certo, se il mondo era basato sui titoli di studio, eravamo finiti. Quante persone ci stanno che studiano da sole? Se io studio a casa e magari ho studiato 4 volte di più di uno che ha studiato a qualche facoltà, ha dato gli esami, l'unica differenza tra noi, a parte quella sulle conoscenze e tutto quanto, rimane il pezzo di carta. Ma tu c'hai la vita non si basa sul pezzo di carta. No, per esempio io posso dire che Gian ha fatto la stessa scuola mia, no? Grafico pubblicitario, però dopo da solo ha cominciato a studiare delle cose per quanto la pubblicità, il marketing, cioè quelle che fai anche tutto per me. Alla fine fa tutto per cazzi tuoi. Simone pure autodidatta con la musica, io pure sono autodidatta col cinema, con l'arte, con tante cose, no? Quindi alla fine è il solito discorso, se tu vuoi rimanere ignorante e non spendi... non spendi nulla nella tua vita per cercare di migliorarti, è chiaro che rimani un cretino in grado soltanto di giocare. Anche quello è un talento sicuramente, perché anche il talento nei videogiochi ti dà possibilità lavorative, sicuramente chi lo mette in dubbio? Quello fa capo comunque ad una certa tipologia di intelligenza, però sei ignorante, profondamente ignorante, e vuoi è quell'ignoranza cattiva. Perché non è che sei ignorante per cause di forza maggiore, non posso studiare, ho avuto dei problemi. No, non vuoi
Non vuoi, vuoi rimanere nella tua ignoranza. È proprio bigotto. Sì, infatti, lui, per esempio, fa le critiche agli videogiochi. Cioè, lui, ma paradossalmente, diciamo, ci stava a pensare adesso. Sì. Mi rompe il cazzo. Mo io parlo per me. Mi rompe il cazzo dicendo che critichi, che non sai fare altro. Io guardo dei video spesso per la prima volta, li commento, dico la mia, faccio battute. Lui fa la stessa cosa che i videogiochi. Ma sì, fa la stessa cosa che i videogiochi. È un grandissimo ipocrita. Che ipocrita sei? Che ipocrita. Ma tu allora fai, ma guarda che lavoro fai, giochi ai giochi, allora non hai altri talenti nella vita. Tra l'altro, stesso ragionamento. Sta stronzata l'hanno detta pure Sinergo, che ha detto come cazzo ha fatto entrare questo? È simpaticissimo, è bravissimo, però in un video recente che si chiama tipo mi piace l'internet di oggi, una cosa del genere. Sinergo ha parlato questo? Delle reaction, di queste cose qua, e dice, no, secondo me sono contenuti... Redes ha detto, sono contenuti un po' rubati. Lui dice, non è proprio rubare, è come se io prendo una macchina in prestito, la uso e poi te la ridò. Invece poi ha detto... Spero che lui intenda le reaction, quelle di merda. Non lo so, però poi... probabilmente sì. Però poi dice, invece, chi gioca con un gameplay... Perché mi pare che poi, giustamente, l'obiezione era, vabbè, ma il gameplay, allora che cazzo è? La musica è un altro contenuto. No, perché c'è l'esperienza che è personale. Ma che vuol dire? L'esperienza di reazione a un video, io poi lo posso interpretare, no? Io, per esempio, a me non piace né il gameplay né le reaction particolarmente, però uno può metterci comicità, può metterci il montaggio. Come guarda, ti posso dire una cosa che mi fa... Poi alcuni video vostri mi piacciono, altri meno, però... Guarda, ti voglio dire una cosa che mi farà prendere insulti dalla chat, ma vi giuro che non sto trollando. Parlando di reaction, io do ragione a Sinergo, ma per il semplice fatto che il 95% delle reaction che stanno su YouTube che fanno schifo al cazzo, o freebooting o alla sì. Social boom e viene metti io cose. Però il problema è sempre quindi, come le fai. Sì, eh. Non la certo, ma infatti a me piace come le faccio io e come le fanno magari altri due o tre, fuori il gruppo nostro naturalmente. Ma il resto è merda. Cioè, tu guardi Riccardo Dose. Riccardo Dose fa dei video di merda. Ma lei si vede Riccardo Dose che a me mi sta copiando tutto. Ragazzi. Cioè, io porto. Non copiamo, magari, può essere pure che magari è un caso. Però io ho portato Maluma lui il giorno stesso. Che cazzo è Maluma? Quella brutta copia di Dose. Ah, ok. Lui il giorno stesso, guardate chi ho trovato, il giorno dopo il video, che c'è stava lui così, che sparava tre cazzate, poi metteva i pezzi, c'è un video montato in tre secondi. Il fatto di Dose che non si impegna minimamente, a me mi sta pure simpatico, ma non si impegna minimamente quei video, ma lo sa pure lui, penso. Per esempio, Jawed, per esempio, mi piace come fa gli sponsor Padurex, ormai Dose, ma che cazzo gli basta che scorreggia, gli danno 14 sponsor, aggiustamente, quindi te sì. Lo posso pure capire. Guarda, ragazzi, io prima o poi ne parlerò in una live. Stavo a fare sto ragionamento con Simone un po' di giorni fa, che ti avevo detto appunto che ne volevo parlare in live, del fatto di YouTube, la monetizzazione di YouTube, ma non solo, perché ne abbiamo già parlato, ma del fatto di come la maggior parte dei nostri colleghi campano su YouTube. Non campano dalla monetizzazione di YouTube. Certo. Penso che tra i pochi stronzi che hanno un po' di numeri, te tiene più del doppio di me, quindi la situazione è ancora peggio. E tu stesso l'hai detto, non è un segreto. Tu quando hai fatto Shark, mi sembra che hai detto che era il primo sponsor, no? Sì, primo sponsor vero, sì, assolutamente. Ed è scandaloso, stanno persone che fanno... Non siamo vendibili come Dose, Paciello certo. E tanti altri, che tocca fa? Non abbiamo nemmeno un canale che è settorializzato, ad esempio uno tratta di videogiochi, arriva uno sponsor di videogiochi, non nemmeno quello, abbiamo un canale che sponsor ci arriva. No. Sono Surfshark, grazie Surfshark! Però basta, cioè, cliccateci solo quando lo io mi inchino a Surfshark. E poi a me manca ancora uno sponsor, Surfshark, grazie mille, poi non lo so, andrò sotto. Poi vogliamo dire una cosa, ci sono quasi 2000 spettatori. Sarà uno stronzo 1850 che c'ha il papi? Qualcosa. Fateci fare lo sponsor al Cerbero Bosca. Qualsiasi cosa, sigarette? Non ci interessa, non abbiamo moralità. No, caramelle Saila? Che saranno da 8 mesi, proviamo a mangiarsela, morimo. Un tigro? Tigro! Cioè, noi sponsorizziamo tutto, giusto? Sì, sì. Siamo delle puttane reali! Armi da fuoco! Puttane reali! Armi da fuoco! Quello va bene, il Goblin. Puttana reale! Puttana reale! Quello è stato di no, io ho parlato con va bene, dicono va bene l'azienda di taralli di mio zio, ma certo, sì, tutto tutto saranno sicuramente buonissimi i taralli.
Mo non vi dirò chi è, cioè beh, voi sapete, non vi dirò chi è a voi. No, ho parlato con un youtuber che non è venuto qua ospite, quindi non sparate nomi. Che mi ha detto: guarda, che pure io i bollini gialli, demonetizzazione, il copyright perché metto canzoni che magari per pochi secondi che non posso mettere. E su YouTube non prendo, e ho detto: vabbè, scandaloso, ma come fa? Mi fa: ma guarda, che YouTube alla fine è il 5% dei soldi che entrano, perché se campa con gli sponsor. Gli eventi. Ti ho detto, io personalmente su YouTube campo solo con la monetizzazione. Però fare gli eventi è da Orknack. Cioè, gli eventi del cazzo. Dipende quali, no, al centro commerciale, gli eventi di The Merda, vaffanculo. Voi dovrete venire ai concerti dei Futurio, lì sì, che ma vale la pena pagare il biglietto. Io non sono d'accordo, no. Dipende quali. Alla fine, se una cosa, se un evento è impostato bene, ok. Come si fa a impostare bene un evento? Vabbè, ma questa qua... dovremmo stare a parlare ore solo di questa cosa. È sbagliato, fate tu... Sei un 089! Non fare di tutta le... È erba un fascio. Ti ho chiesto, però ti ho fatto una domanda. Dipende dall'organizzazione. Com'è un bel evento? Ma sicuramente non come quello dei Me contro te. E chi è che lo fa? Vuoi sapere come si fa un bel evento? Non ci sono mai stato. Però sicuramente se dovrei organizzare un bel evento, Cerbero Podcast Live. Affittiamo un teatro a Roma e facciamo il Cerbero Podcast Live. Che ne dici? Che l'abbiamo fatto una volta noi. Come fosse un bel evento? Dove? A Teramo. Sì, però vabbè. Per dire, vabbè, un piccolo esperimento. Dobbiamo affittare un teatro, pagate il biglietto, dobbiamo rientrare con le spese e dobbiamo farci pure i soldi, ovviamente. Giocate a Fortnite. Dobbiamo fare forse un sistema di prevendite. Se superiamo un tot lo facciamo, se no rimborsiamo. Ma insomma, Zeb, riassumendo, che ha detto su di voi? Allora, stiamo in live da 46 minuti, solo per te farò un riassunto. Ti riassumerò 46 minuti, credo di metterci 10 minuti, no, per riassumere 46, tutta la documentazione. Riguardati la live! Ma che domande sono? Come siamo entrati al cinema? Scusi, a teatro! Scusi, ho fatto ritardo di 20 minuti, che mi può dire un attimo? Cazzi tuoi! Allora, andando avanti. Fermi tutti. Il mio appello è stato ascoltato. Che? Da un ragazzo che si chiama Tommaso. Mi ha scritto adesso in direct. Avevo la chat solo sub e sono un poveraccio. Ma lavoro in un'azienda che si occupa di campagne di influencer marketing. Mi sembra qualcosa che ho sentito. Però aspetta, per aziende. Collaboriamo anche con Pantling, che è un mio sponsor, tra l'altro. Che mi bruciano. Non so se sei in contatto. Ok. Non so quanto si serve il discorso che state facendo nel podcast, ma se ne potrebbe parlare. Serissimo, dillo a tuo padre. Scusi, fai vedere la trasmissione a tuo padre e gli sponsorizziamo anche i peli dell'ano a tuo padre. Però top il microfono distante, ma perdonatemi, ma sta qua, va. Guardate che bel microfono, guardate. Sta qua. Preferite così! Vabbè, finiamo sto cazzo di clip. Ma non so se avrebbe detto qualcos'altro. Vediamo se avesse detto qualcosa. Molto lampante. Easy rect. Easy rect, lo so. Rect. 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 Vabbè, non siamo tutti dotati. Nella vita non possiamo essere tutti bravi, tutti... Lui è di capelli. Di capelli. Esattamente. Cioè, lui è convinto di essere tipo il fenomeno, gli altri non valgono un cazzo. Ma io, è prestato così lui, sì. No, ma comunque... Zeb, sei un goblin. Accetta questa tua realtà goblinoide, per cortesia. Lui è convinto che lui è tipo il migliore, gli altri non valgono nulla, lui è il numero uno. Che lui fa una cosa e gli altri non è che magari già la stavano, c'erano in mente dei fall. Cioè, mo diciamo la verità, no, cioè, noi abbiamo aperto il Cerbero. Io la verità, io quanti mesi erano che vi rompevo il cazzo? Inizialmente, vabbè, dai, io te Rubino, poi non c'è più fatto, poi abbiamo fatto noi. Appena mi hai detto a me, ci siamo messi subito. A me non mandate fallo con Rubino, quindi ho temporeggiato. Sì, vabbè, dai, ma pure quando dovevamo iniziare... Noi non ci abbiamo messo tanto, in realtà. Però, insomma... Devo prendere tutti i meriti, mo'. Sei un Zeb? No, non è che sono un Zeb, sto di una cosa fattuale. Sì, era quattro mesi che... No, è per dire che io quando dicevo da una su Twitch, lui ancora non c'era. Era qua che volevo. Guarda che pure quando abbiamo iniziato lui, mica era tornato lui. È tornato di recente, sì.
Sì, mi sembra fatto un mese e poi è sparito, mo non so. Vabbè, comunque no, ma per dire non questo, è un discorso di prima. No, perché lui è convinto, pure quando fece le live su YouTube, no? Poi altri hanno iniziato a fare live, c'era già chi le faceva prima, no? Tipo Luke, ma poi non è che c'è faceva live già da mesi prima. È un contesto, storico in cui Twitch è più forte e si sono spostati tutti. Guarda, la chat è bellissima. È un contesto storico in cui Twitch adesso è più forte anche perché Bezos si è comprato... Hai comprato Twitch con Amazon e quindi è più conveniente andarci, voglio dire, però... Sì, ma dà fastidio poi... il fatto che lui si sente sempre... voglio dire, vogliamo dargli il primato, come noi abbiamo il primato, il primo podcast che ce l'aderiamo, lui vuole dire che è stato uno dei primi che è andato su Twitch, sti cazzi, ok, sti cazzi, tanto pure noi alla fine, lui dice sti cazzi... Se grazie per l'aiuto! Grazie a questo euro di merda. Gonorrea, ma ammazza, Simone. Sicuramente con 20 centesimi. Sicuramente con 20 centesimi a testa. Vabbè, stasera ci andiamo. Cambieremo al mondo. Stasera mangiamo. È bellissimo il fatto delle donazioni. Che poi, ecco, parliamo di soldi. Noi siamo venuti su, su Twitch per soldi. Allora, su un euro. No, lo dico. Non si può per contratto, però io lo faccio uguale. Su un euro ci levano 40 centesimi di tasse. So 60 centesimi, 20 centesimi, 20 centesimi e 20 centesimi. Ammazza che furto, andiamo a Malta. Cioè, capite, no? Quindi che cazzo è a dire? Su Twitch per i soldi, come se ogni persona quello che fa lo fa per i soldi. Anche fosse, cioè, che è chiaro che è un lavoro, eh? È un lavoro. Anche. È un lavoro. Ci guadagniamo pure. Però sta di fatto che se io vado a vedere gli stessi contenuti che facevo quando non monetizzavo, sono gli stessi che faccio adesso, quindi è diventato un lavoro chiaro, però me, è lo stimolo permette, altro, ma certo io mentre facevo quei video andavo a fare lavoravo anche io tutte le ore che impiego sul Cerbero, se le impiegassi in palestra guadagnerei di più, però c'è un discorso diverso che innanzitutto l'aver creato un progetto da zero. Questo ne sono fiero, l'ho creato assieme a voi, di avere un progetto a lungo termine, di sostenerci unicamente da soli, grazie ovviamente a chi mi segue, e poi c'è proprio il fatto che ci piace fare questo, è divertente, stimolante, sì. Io lo dico sempre, un uomo nella vita non deve semplicemente portare a casa il bustonetto per tirare a campare, deve avere stimoli e stile. Sentiamo se dice arrivederci a tutti. Lo capisco. Dai, iniziamo. Prologue. The kingdom has been. Ha finito di parlare. Io non ho più altro da dire. Fine, ragazzi, devo dire su questo. Grazie mille di aver seguito questa live. Grazie a tutti per il supporto. Io mi ho dato sti capelli, non ce la faccio più. Grazie a tutti per il supporto. Ciao. Ciao ragazzi. Ci vediamo domani alle 9 con i The Suckers, Futurio. No, domani di pomeriggio. Ah. C'è Minecraft. Porto Minecraft, Minecraft. Insieme pure sì, tu. Sì. Domani portiamo Minecraft di pomeriggio, ragazzi. Sintonizzate. Abbiamo sistemato tutto. Mi sono creato un qualcosa, tutto quanto è. Vedrete, domani ci saranno belle sorprese. Vi spiegheremo pure come partecipare a questo evento. Speriamo che sto gioco mi stimoli perché è un po' una merda, però. Diciamo che alla fine il tempo ce lo passiamo. Shoah. Grazie a tutti, grazie per i beat. Top live su 5 minuti di clip, 50 minuti di diretta, appunto. Fallo, Zeb! Fallo, Zeb! Ma che 5 minuti poi, su 5 minuti? Ma neanche. Ma 2 minuti, guarda. 2 minuti, sì. Fallo, Zeb! Sei in grado, per caso? Vabbè, a giocare giochetti. Vabbè, sai. Domani doppia live, sia di pomeriggio sia di sera. Quindi ci vediamo domani, ciao, buonanotte. Stronzi! A casa in catene, gli altri escono tutti.
né tanto meno.